Così qua con il direttore sportivo Goran Vujovic, la testa era inevitabilmente rivolta alla Coppa Italia, ma oggi si è vista una Sir che non c'è, come si dice dalle nostre parti, non c'è trippa per gatti, insomma, non ha fatto sconti. Sì, sì, una partita un po' difficile dal punto di vista motivazionale, è arrivata Siena che è ultima in classifica, sicuramente un dovere per noi vincere stasera. Per fortuna Palazzetto era pieno, ci fa grande piacere vedere tutta questa gente che è venuta nonostante la diciamo, qualità della partita. Ragazzi hanno risposto come dall'inizio campionato veramente in una maniera esemplare, hanno fatto il loro dovere, sono anche divertiti, quindi vittoria meritatissima, complimenti ai ragazzi, testa ovviamente ai quarti di Coppa Italia giovedì, dove non possiamo sbagliare, stiamo preparando anche per quello, quindi speriamo di continuare questo cammino. Senti, hai detto che la squadra si è divertita, qual è il segreto di questo gruppo che non ha, sembra veramente impossibile che chiunque giochi dal suo contributo e non si sente, diciamo, la differenza tra chi entra e chi gioca dall'inizio? La cosa sicuramente è stata costruita nel tempo, ovviamente allenamento è il primo indizio di questo stato d'animo dei giocatori, quindi in allenamento loro c'erano una sana competizione, il mister riesce, l'allenatore, a coinvolgerli tutti durante almeno questo punto della stagione, e loro lo sentono, si fanno sentire sempre pronti, si aiutano a vicenda, però il primo fattore è quello che loro danno in allenamento, è sicuramente la cosa che più li unisce, il lavoro svolto fino ad oggi a Palazzetto. Ultima cosa sulla partita di giovedì, che partita ti aspetti? Partita dentro o fuori, quindi è sempre insidiosa. Sicuramente giochiamo con una squadra che all'inizio campionato è riuscita a ottenere ottimi risultati con le squadre di prima fascia, quindi anche se sono arrivati ottavi alla fine sarà una partita assolutamente da non sottovalutare. Grande rispetto per Cisterna perché ha dei giocatori in grado che possono metterci in difficoltà. Noi dobbiamo andare sicuramente molto concentrati, cercare di tenere la testa, perché dopo la partita sarà un po' di sosta finalmente anche per loro, per tutti quanti, ed è molto importante che ci sarà la concentrazione da parte di tutti, perché è una cosa che ci può mettere in difficoltà. Grazie.